Giovanni, e oggi voglio condividere con te un'insolita storia di dimagrimento, cioè come ho perso più di 30 kg di grasso non molto tempo fa e come finalmente sono riuscito a vedere i miei addominali per la prima volta nella mia vita all'età di 40 anni. Come ci sono riuscito? Beh, la maggior parte delle cose che hanno funzionato per me probabilmente non le hai mai lette sulle riviste o sui giornali, e scommetto che queste cose funzioneranno anche per te. Devi sapere che io non sono una persona magra di costituzione, infatti sono stato in forte sovrappeso per tanti, tanti anni. Quando ho scoperto che non era colpa mia, beh, quello è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Ti racconto la mia storia perché probabilmente è molto simile alla tua. Non importa se sei un uomo o una donna. Infatti, se lotti per perdere peso e vuoi diminuire la circonferenza del tuo punto di vita, trarrai vantaggio da questa storia. E se guardi questo video fino alla fine, ti prometto che non durerà molto. Farò molto di più che raccontarti una storia. Ti svelerò la soluzione che ho scoperto e utilizzo ancora oggi. Inoltre, questo video non rimarrà online per sempre, quindi per favore guardalo il prima possibile. Se sei mai stata nella mia situazione, probabilmente hai sbattuto la testa contro il muro per anni, forse anche per decenni, solo perché non hai la pancia piatta e soda che desideri da sempre. Mi ricordo la prima volta che vidi una ragazza molto in sovrappeso riuscire a diventare magra con un punto di vita tonico e incredibilmente stretto. Ho conosciuto Susanna mentre mi stavo allenando. Lei entrava in palestra, si allenava e dopo appena 20 o 30 minuti se ne andava a casa. Dopo pochi mesi ho sentito la necessità di saperne di più sul perché si allenasse così. Lei aveva un punto vita super stretto e tonico. Susanna indossava una tuta molto stretta per i suoi allenamenti che mostrava chiaramente le sue forme a tutta la palestra. Non aveva più un filo di grasso, era molto sexy. Il suo cambiamento mi ha motivato molto, sono andato a casa con l'intenzione di fare 1000 addominali e li ho fatti davvero, il giorno dopo ero distrutto. Ecco com'era Susanna. Non aveva neanche un filo di grasso sul girovita, dove la maggior parte delle donne ha i rotoli di ciccia. Lei aveva dei bei muscoli definiti, delle linee delicate e piacevoli agli occhi. E quando Susanna indossava la camicetta, non si vedeva nemmeno l'ombra di un rotolo. Ecco qualcosa di molto strano che mi ha colpito veramente tanto. Susanna non ha mai fatto gli addominali. Lei non ha mai allenato i suoi addominali in palestra. Certo, si allenava, ma non l'ho mai vista strafare, tantomeno per i suoi addominali. Passò qualche anno e da una pancia morbida di 83 cm sono arrivato ad avere una pancia da obeso di 121 cm. Mi è tornata in mente la prima volta che vidi i fantastici addominali di Susanna. E sai cosa mi sono detto? È tutto merito della sua genetica.